Conclusosi il primo turno del 2021 nel giorno dell'Epifania, il weekend riporta il campionato di Serie 1 femminile nuovamente in campo e dalla 21esima si passa alla 18esima giornata di regular season, con altri 5 match in programma da non perdere, con occasione ghiotta per tutte le squadre di avvicinare la vetta della classifica, con le Pantere di Limoccavolli Conignano che saranno ferme per il turno di riposo. L'anticipo del sabato sera, in diretta su Rai Sport alle ore 21, sarà nuovamente al Palaradi di Cremona, dove le ragazze della VBC più Casalmaggiore, dopo le altalene di emozioni negli scontri casalinghi contro le big Conignano e Novara, che non hanno per poco smosso la classifica, sono chiamate ad un altro big match che ha regalato in passato tante maratone sportive, con la sfida tra le toscane della Savino del Bene Scandicci, lontane dal Taraflex Rosa da un mese, con coach Barpolini che dovrà gestire al meglio la squadra senza la principale bocca di fuoco toscana, l'opposta polacca Stisia, provando a smuovere subito la classifica nel nuovo anno che vede Malinove e compagne ripartire dal quarto posto a 24 punti in 11 turni giocati, puntando al trio di testa. Domenica pomeriggio il Palobi Banca di Cuneo sarà teatro dell'ultimo derby piemontese di regular season, con le gatte della Bosca San Bernardo ora al sesto posto a 19 punti in 15 turni, dopo il successo a tiebreak di Montichiari su Brescia, con le ragazze di Pistola che proveranno a graffiare le campionesse d'Europa in carica dell'Igor Gorgonzola Novara, che arrivano dal successo netto sofferto ma da 3 punti di Cremona e tenteranno di riavvicinare la vetta, ora a quota 40 a meno 8 da Conegliano. Le farfalle della Unity Work Boost Arsizio torneranno nuovamente tra le mura amiche dell'Iwork Arena dopo l'importante successo di mercoledì su Perugia, con Gennaria e compagne risalite ora al decimo posto a 13 punti in 12 turni. E domenica sarà derby lombardo con la Banca Valsabbina Millennium Brescia, che ha lasciato l'ultima posizione della graduatoria con il punto raccolto nell'ennesimo tiebreak subito da Cuneo e cercherà punti lontano da casa sperando in buone notizie dall'infermeria, in attesa dei pieni recuperi di Veglio, Berti ed Angelina. Dopo un mese e mezzo di assenza dall'arena di Monza, le ragazze della Saugella tornano a casa per proseguire la marcia in campionato, dopo la netta vittoria di Bergamo che ha ridato convinzioni alle ragazze di Gaspari, salite a quota 28 punti in 13 turni giocati, con l'unico dubbio l'Isvanek, uscita anzitempo dalla contesa di mercoledì ma ben sostituita dalla giovanissima Obossa. E domenica le monzesi ospiteranno la Reale Mutua Fenerachieri, che dopo il rinvio con la sfida con Trento vogliono iniziare il 2021 al meglio, con la partita che si preannuncia caldissima per le zone nobili, con le Collinari ora a 22 punti a meno 6 dalle Saugelline ma con un turno in più da recuperare rispetto alle Brianzole. Chiuderà la domenica la sfida delicata del Nelson Mandela Forum, con le ragazze del Bisonte Firenze chiamate a non farsi risucchiare nella lotta a salvezza, ora appaiata a Casalmaggiore a quota 14 ma con una gara in più rispetto alle Rosa, e dopo la sconfitta del Palaverde proveranno a rifarsi subito contro le aerobiche della Zanetti Bergamo, anch'esse reduci da una sconfitta all'esordio del nuovo anno col 3-0 casalingo subito per mano di Monza, e dalla ricerca del colpaccio esterno per agganciare le bisontine in classifica, con le ragazze di Torino ora ad 11 punti in 15 turni giocati, a meno 3 dalle ragazze di Mencarelli. Ancora ferme, causa varie positività, le ragazze della Delta Despar Trentino. Sarà quindi rinviata, data da destinarsi, la sfida del Pala Barton con la Bartoccini Fortinfissi Perugia, ferme a quota 9 all'ultimo posto dopo la sconfitta di Busto di 2 giorni fa, con il tecnico Davide Mazzanti che potrà quindi lavorare per ritrovare la miglior forma delle sue magliette nere. Il match tra la VBC e più Casalmaggiore e la Savino del Bene Scandicci sarà trasmesso su Rai Sport più HD, canale 57-58 del digitale terrestre, sabato a partire dalle ore 21, mentre tutte le altre partite saranno trasmesse domenica su LVF TV, la web TV ufficiale di Lega Pallavolo Serie A femminile, così come verranno trasmesse anche tutte le sfide in programma di Serie A2 femminile. Nel girone ovest si giocherà in tutto il pomeriggio del sabato, con le isolane della Gioviglia Germea Olbia che ospiteranno l'ex Cermontale alle ore 14.30, mentre alle ore 18 sarà derby d'alta quota tra la LPM Banca Alpi Marittime Mondovì contro l'Eurospin Forsara Pinerolo. Mentre nel girone est domenica, doppio impegno casalingo per le due battistrada, con la Megabox Vallefoglia che ospiterà l'Olimpia Todora Ravenna, mentre il cuore di mamma Cutrofiano attenderà alle 16.30 l'Itas Città Fiera Martignano, con turno di riposo per l'OMAG San Giovanni Marignano. Dunque, registrati subito sul sito www.lvftv.com e goditi tutte le sfide di Serie 1 e Serie 2.